Ormai penso che sappiate tutti che il vostro Mr. Moz è un po' un esterofilo sfegatato. Però sempre più persone mi domandano, ma Simone, per caso esiste un brand italiano tra quelli usciti soprattutto negli ultimi anni che ti abbia colpito? E io fino a poco tempo fa mi trovavo abbastanza in difficoltà, sarò sincero. Però mi sono dovuto ricredere quando ho conosciuto Denise Melles ed il suo brand Dedè Arte Profumata. In questo video dunque ed in questo canale oggi sentiremo le due fragranze delle prime 6 release che mi hanno colpito di più del brand Dedè Arte Profumata. Sigla! Il mondo delle fragranze, specialmente per quanto riguarda il panorama italiano, sta sempre più diventando come un cartone della Disney Pixar, non so se l'abbiate mai visto, sto parlando di Ratatouille. In questo cartone animato simpaticissimo, un ratto, ispirato dallo chef Gusteau, ovviamente uno chef fittizio, decide di intraprendere la strada dell'alta cucina. Il bellissimo motto dello chef Gusteau era qualcosa del tipo: tutti possono essere dei grandi chef. Che cosa voleva dire? Lui in sostanza sosteneva che non serviva essere studiati, non bisognava aver fatto ristorazione per cucinare bene, perché la cucina deriva dal cuore, non necessariamente dalla testa. Ma sarà così anche con la profumeria. Doverosissima premessa e argomento anche un po' delicato che darà fastidio a molte persone, però secondo me nella profumeria sta succedendo esattamente questo in questo momento. Cioè sembra che tutti facciano profumi, tutti siano nasi, cioè pare che quasi se non fai profumi sei uno sfigato, non so se rendo l'idea. Quindi io mi ritrovo nel mio piccolo ad avere follower che mi scrivono: Mr. Moz, grande, ti seguo, ma vorrei un tuo parere su questo brand. Io dico, ma che cavolo di brand è? Non l'ho mai sentito. Apro, vedo brand italiani che escono ogni giorno, cioè ce ne sono veramente tanti, ce ne sono usciti tanti negli ultimi 2 anni circa. Di tutti quelli che ho sentito, ovviamente nessuno mi ha più di tanto colpito, mi sembrano sempre lavori un po' dozzinali, magari approssimativi, ma ovviamente questo è il mio parere, ognuno è libero di pensare quello che vuole, fin tanto che ci si limita solo ad affermazioni soggettive. Cosa intendo con soggettive? Se tu mi vieni a dire che un profumo contiene ambra grigia, non è un'affermazione soggettiva questa, cioè c'è solo una verità, o c'è o non c'è, basta, non ci sono libere interpretazioni. Vabbè, fine del pippone, perdonatemi. Parliamo di Dedè, allora parliamo di sta Denise. Denise, che saluto, oltre ad essere una ovviamente grande appassionata e consumatrice anche lei di fragranze, se non erro deve aver studiato anche aromaterapia o qualcosa di quel genere. Se non erro poi deve aver anche effettuato un corso presso Sileno Cheloni, non vorrei sbagliarmi perché ne avevamo parlato in passato, però ho ricordi un po' sbiaditi. Ritengo infine che Denise sia una persona che, al di là di quelli che sono i miei gusti personali, abbia sempre avuto le idee molto chiare in quanto ad accostamento di note nelle sue fragranze e anche di strutturazione piramidale delle composizioni stesse. Ecco, non è un profumiere improvvisato. Lei stessa definisce molte sue fragranze come acquerelli, e io che significato do a questo termine d'acquerello? Secondo me sono delle fragranze molto persistenti, sono belle tenaci, hanno molti fissativi, hanno assolute resine come nota di fondo, però sono comunque leggere, eteree ed ariose. Non hanno quel core e quelle basi un po' lezze, passatemi il termine, o volgari che contraddistinguono gran parte della profumeria moderna, soprattutto prima nicchia e fascia media. Senza considerare tutti i designer, ovviamente. Altri due denominatori comuni o fili conduttori presenti in quasi tutte le sue fragranze, che io personalmente ci sento, sono quasi sempre il bergamotto come olio essenziale naturale. Si percepisce tanto, le piace utilizzare il bergamotto e a me personalmente è una cosa che fa impazzire come nota di testa. E poi i semi di ambretta o ambretolaide a seconda, che danno questa connotazione ovattata, soffice e leggermente talcata, muschiata le sue fragranze, sempre molto gradevole. Ci tengo inoltre a dire che Denise è una persona che sa assolutamente il fatto suo, sia in termini teorici di profumeria, conosce molto bene,
No, non è poi così ovvio, perché dico è ovvio ma non è vero, perché c'è gente che fa paciughi senza sapere neanche quello che mette dentro. Comunque dicevo che ha ben chiare le nozioni di base della profumeria ed è una persona che comunque trasuda conoscenza sia in campo natural che di aroma chemicals, di sintetici. Composizioni quindi sempre piacevoli, complete e non così difficili da indossare, però sempre artistiche ed originali, assolutamente. È una persona molto ispirata, basta leggere gli storytelling delle fragranze sul suo sito ufficiale per capire che insomma, ecco, non è proprio l'ultima arrivata e non si sta inventando un mestiere. È una persona che fa fragranze con il cuore e questa per me è la cosa più importante. Bon, premessa fatta, un po' lunghetta. Il video di oggi cosa vuole essere? Non vuole essere né delle prime impressioni né delle recensioni pure delle sue fragranze, ma uno spotlight del brand. Volevo dare luce, volevo dare un po' di attenzione a questo marchio che merita davvero tanto e parlarvi brevemente delle sue due fragranze delle prime sei release che mi hanno più colpito, ovvero Amai Arashiyama e Un Assenzio. Prima ancora di parlarvi delle fragranze, doverosa osservazione: guardate che figata il colore. Non usa color index, quindi questa colorazione e questa colorazione, questo bel verde vivo e questo giallo paglierino sono date dalla presenza di naturals all'interno della fragranza. Io partirei un attimino a parlarvi di Amai. Lo chiamerò così per abbreviarlo perché è un nome lunghissimo e metà del tempo lo passerei a editare le gaffe che faccio nel pronunciarlo. Ah, premessa, ribadisco, guardatevi lo storytelling delle fragranze nel suo sito internet ufficiale o anche nei social, perché poi le reposte su Instagram, perché sono davvero pazzesche. Io non ho intenzione di citarla minimamente e vi dirò quello che io sento in queste fragranze senza considerare minimamente la piramide. Allora, me lo spruzzo un secondo per ricordarmela. Ma a me i profumi di Denise piacciono sempre in apertura. Lo ribadisco, le piace usare agrumi naturali. Il bergamotto in olio essenziale è qualcosa di pazzesco. Pazzesco! Il bergamotto in profumeria è considerato un po' l'agrume perfetto perché sta esattamente a metà tra gli agrumi più aspri, più aciduli e più astringenti e quelli più dolciotti. Questo profumo mi trasmette calma, serenità, tranquillità. È un profumo cozy, come direbbero in inglese. Armonia, pace dei sensi, controllo del respiro. Sono tutti termini che mi vengono in mente ogni volta che sento questa fragranza stupenda che a me piace un sacco. Questo è uno di quei profumi che uso principalmente in due occasioni. Quando rincaso dopo una giornata pesante e ho bisogno di staccare e vegetare, a volte anche semplicemente seduto sulla poltrona, oppure l'esatto contrario, ovvero la mattina prima di partire per andare a lavoro, quando magari parto un po' già con una mentalità sbagliata, ma so già che sarà una giornata pesante perché magari, non lo so, perché ho una mole di lavoro davanti o perché ho degli arretrati dal giorno prima o un appuntamento particolare, sono cose insomma che capiteranno un sacco di persone. Questa fragranza è tanto riuscita quanto complessa, non è immediata, anche se è comunque abbastanza piacevole, abbastanza semplice da indossare, ma non semplice come struttura. Dimensione sicuramente agrumata in testa, poi intervengono i legni, questo accordo legnoso, cremoso dato dal sandalo, simil sandalo, penso che ce ne sia dentro, e poi un fondo verde, resinoso, piacevole, direi anche discretamente fresco, a ricordare quasi il sottobosco e l'erba presente in questa foresta di bambù, no? Qui Denise vuole giocare, vuole trarre il nostro naso in inganno e tra gli accordi in piramide elenca sia la canna da zucchero che il latte di canna ed effettivamente io queste due cose le sento distintamente. La connotazione dolcina dello zucchero di canna si percepisce principalmente in testa e nella transizione testa-cuore, mentre la parte più lattiginosa, non lattonica, ma non affidite lattonica, va? Dicevo, la parte più lattiginosa e legnosa anche, che io associo sempre al sandalo, si sente indubbiamente di più nel cuore e nel fondo. Versatilità 100%, unisex 100%, piacevolissimo. Questo profumo per me è perfetto, tanto di cappello. Cioè vorrei che tutti facessero fragranze del genere,
nel 2023 le dannatissime performance. Non dimentichiamocene, perché poi me lo chiedete nei commenti. Allora, la fragranza dura molto. Cosa vuol dire molto? A me una giornata lavorativa e oltre me la fa. A volte esco dalla palestra dopo aver staccato lavoro e ancora mi sento il profumo addosso. Tuttavia la proiezione, passate magari le prime due ore, non è poi così importante, però dura tanto, è molto tenace come profumo. Amaira Shiama, mi sento di consigliarlo alle persone che cercano una fragranza appunto lattonica, perché so che loro la definiscono così, che cercano il loro porto sicuro, la loro fragranza coccola, però senza rinunciare comunque anche ad un po' di arte, di estro artistico. Passiamo ora alla seconda, che è un Assenzio. Aspettavo questo momento perché non ho ancora indossato una fragranza oggi e quindi sarà la mia scent of the day. La spruzziamo un po' alla maisenzaprofumo.it. Ciao Marco! Mamma mia che buona, quanto che mi piace! Me la metto anche sul polso, giusto per sentirmela un po' più da vicino e parlarvene un attimo. Allora, scusate perché sono un attimo emozionato. Cosa non è questo profumo? Cioè, questo profumo è la fata verde, è il profumo all'Assenzio definitivo. L'ho cercato una vita e finalmente l'ho trovato. Madonna, a me piace un sacco e oltretutto piace anche tanto alle persone che mi girano attorno quando lo indosso. Ho ricevuto un sacco di complimenti con questo profumo. Piccolo spoiler, ve lo dico già, anche se non è una fragranza molto semplice, infatti non riesco a capire come faccia a piacere nonostante non sia facilota. Mi lascia allibita sta cosa. Questo, ragazzi, cioè è un profumo assertivo, è un profumo per una persona che non ha bisogno di chiedere, è sicura di se stessa, sa quello che vuole, se lo piglia, tutti muti e andate al diavolo. Un Assenzio, come ovviamente vi ho anche già detto e come lo farà anche un attimo trasparire il nome, no? È una fragranza verde, 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 verde. È verde come sto dannatissimo succo qui. Guardate che bello, la Kryptonite. Mamma mia. Denise mi diceva, se non erro, che ha utilizzato tre diverse tipologie di Assenzio anche come estrazione. E io ovviamente non riesco a percepirne tre diverse. Sa un sacco d'Assenzio. Si sente molto questo verde, acre, un po' busi, astringente, fresco, molto 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 bello e molto realistico. Qui c'è la sostanza vera, Anche qui c'è una caterva di bergamotto e agrumi molto belli e assieme all'Assenzio, soprattutto sulla mia pelle, creano un simpatico accordo di tè verde, di tè, non per forza tè verde, di tè erbaceo, se si può così definire. Sono sicuramente presenti anche vetiver e patchouli nel fondo che lavorano perché permettono alla fragranza di fissarsi alla pelle ulteriormente e dare una mano all'accordo verde, perché sono comunque due materie che profumano anche di verde, insomma, patchouli e vetiver sono decisamente verdi, no? Con questo profumo, con un Assenzio, per me Denise si è superata. Questo è il suo magnum opus, secondo il Mr. Moz, ed è una fragranza che mi ricorda un sacco un altro naso, donna, che purtroppo ci ha abbandonato ed è Mona Diorio. Attenzione però, non mi ricorda le sue fragranze, ma ha una pennellata molto simile. In che senso? A Mona sapete benissimo che piaceva un sacco giocare con il chiaroscuro e questa fragranza è un chiaroscuro, perché c'è questa contrapposizione tra l'Assenzio dark, a tratti anche quasi gotico, goth, dannato, con questo blast agrumato in testa e queste note molto piacevoli, ariose, espansive, che danno tantissima luce alla fragranza. Anche un Assenzio è una fragranza molto versatile, unisex, direi forse leggermente più tendente al maschile, un 60-40, come dico sempre io, però può essere indossato tranquillamente anche da una donna, perché no? Anche un Assenzio dura molto, sia su pelle che sui vestiti. La cosa simpatica che un po' ho notato è che piace molto alle donne, riscuote molto successo tra il pubblico femminile. Non voglio iparlo come un panty dropper, perché io non sono il tipo che fa questo tipo di video, che parla di questo tipo di cose, per me la profumeria è d'altro. Però è anche giusto dare a Cesare quel che è di Cesare. Questa fragranza piace alle signore o alle signorine. Bene, direi che come primo video riguardo il brand Dedè può anche bastare.
non vi preoccupate, ce ne saranno altri in futuro. Oltretutto rivedrete queste fragranze in qualche prossima classifica, non voglio spoilerarvi niente, perché per me meritano davvero davvero tanto. Le sto bevendo io personalmente, le sto usando tantissimo. Ultima cosa interessante che mi dimenticavo di dirvi: il brand mette anche a disposizione dei travel, mi sembra che siano da 10 ml, qualora uno non volesse sbilanciarsi sull'acquisto di una full size e magari prendere più fragranze o averne di più in collezione, o magari testarne un po' prima di prendere il 50 ml, perché mi ero dimenticato di dirvi che le fragranze sono in format 50 ml. Signori e signore, ragazzi e ragazze, fatemi sapere la vostra nei commenti qui sotto, ditemi se avevate già sentito delle fragranze di Dedè. Se vi siete quindi, come dicevo, sempre fidati del vostro Mr. Moz, andate a mostrare il supporto a Dedè Arte Profumata, perché fidatevi, le sue fragranze meritano tanto. Lei merita come persona, io le auguro il successo. Denise, i tuoi profumi sono Mr. Moz approved. Ragazzi, mi raccomando, vi aspetto nel prossimo video. Ci vediamo alla prossima. Ciao!